Cambiamo argomento, la mortadella di Prato ottiene l'IGP, un insaccato povero che però nella città toscana ha trovato il successo e viene prodotto, pensate, dal 1773. Un prodotto tipico toscano, un salume povero ma di gran gusto, la mortadella di Prato che non solo sta vivendo una seconda giovinezza ma che ha anche ottenuto dall'Unione Europea il marchio di indicazione geografica protetta, la IGP. Un prodotto delle nostre terre nato nel 1773. È la Toscana dei produttori che puntano sulla qualità e sulla identificazione dei prodotti legati al territorio. Anche il raggiungimento di questo obiettivo va in questo senso. È una scommessa per il territorio di Prato. Credo che questo debba sviluppare necessariamente delle ulteriori sinergie fra i produttori. La sua particolarità consiste nelle procedure di lavorazione che sono rimaste invariate nel tempo e gelosamente conservate da pochi artigiani. Nella storia il sapiente trasformarsi ma contemporaneamente tramandarsi le indicazioni, le originalità e i segreti dei beccai pratesi ha portato a fare di questo un prodotto unico. Al salume cotto toscano viene quindi riconosciuta la tipicità della ricetta che prevede l'utilizzo esclusivo di carne suina. Le carni vengono macinate e impastate insieme ai larderelli di grasso e quindi mischiate con le spezie. Ma l'ingrediente più originale è l'archemes, un liquore dal colore rosso prodotto esclusivamente con la cocciniglia, un insetto. È questa la ricetta che ha reso unica la mortadella IGP di Prato.